Giordano, è l'assessore al turismo del comune di Castagneto. Questa è la prima volta che la Villa Emilia passa da queste zone. Che ne pensi? È la prima volta, direi che siamo onorati, speriamo anzi che sia la prima volta, ma non l'ultima. Sicuramente un evento che dà lustro a tutto il territorio, un evento che non coinvolge solo il comune di Castagneto, ma in generale buona parte dell'ambito turistico castagneto etruschi, e penso insomma che il contesto sia all'altezza della manifestazione, senza dubbio. Intanto è una Mille Miglia speciale, perché di fatto è una Mille Miglia che riparte, come speriamo anche il nostro paese. Abbiamo deciso di fare una cosa speciale, quindi il senso di marcia della gara è al contrario, ma non l'abbiamo fatto a caso. A noi interessava in qualche modo legare la Mille Miglia alla cultura. Quindi questo è un luogo, è stato Busseto per Verdi, questo è un luogo che ci ricorda Carducci, ovviamente, il Pilare, e chiuderemo l'Arena di Verona. Quindi un trittico importante e quindi un contributo doveroso a quelle terre, ma soprattutto alla nostra Italia. Quindi, come diciamo noi, proviamo a fare la corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo.